Buongiorno amici di Quotidiano Net, siamo qui per trarre un bilancio del Festival di Sanremo, il 60° Festival della Canzone Italiana. Ne parliamo con un espertissimo, Marco Mangiarotti, vice direttore del Giorno e inviato del Quotidiano Nazionale, naturalmente al Festival di Sanremo. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti voi. E allora è stato il festival sicuramente dei record dal punto di vista degli ascolti o comunque degli ottimi ascolti portati da Antonella Clerici e della sua formula casalinga, ma anche delle tante polemiche legate in particolare a come questo festival è finito. I due cosiddetti eliminati della prima serata, Valerio Scanu e Emanuele Filiberto, per esempio, si sono piazzati primo e secondo. Com'è possibile questo, Marco? È possibile per il meccanismo di voto dell'edizione di quest'anno, che prevedeva i primi due giorni una giuria demoscopica, quindi tarata, un campione tarato su dei consumatori di dischi, che per l'Italia significa in realtà aver comprato qualche CD, aver visto qualche concerto nell'arco di un anno, e poi invece da un voto che allargava al professore dell'orchestra per il 50% e al televoto. Chiaramente se tu cambi i criteri di voto puoi avere dei risultati totalmente diversi. Ecco, qui ha inciso, si dice, il grande pubblico televisivo, quello abituato a televotare qualsiasi trasmissione, sia esso un reality show oppure magari la trasmissione di Pupo. Era già successo l'anno scorso con il successo di Marco Carta, che peraltro ha poi vinto tutti i televoti a cui ha partecipato anche su MTV, e il concetto si è ribadito quest'anno con, da una parte, i ragazzi che arrivavano dai reality X Factor, Rai 2 e Amici Canale 5, ma anche nuova opzione, il pubblico di un varietà di grandissimo successo su Rai 1, che era quello di Emanuele Filiberto e Pupo, quindi un cast che trasloca da un varietà di grande successo al festival, che comunque ha il suo televoto e ha permesso a Pupo di sfiorare la vittoria, Pupo e al Principe. Ecco Marco, dal punto di vista invece dello spettacolo, dello show in generale, che cosa più ti ha colpito di Sanremo e cosa vale la pena di portare nella prossima edizione? Guarda, il grande vero successo di questa edizione, al di là dei numeri di Antonella, a cui bisogna dare atto di aver fatto un festival che è piaciuto, non a tutti, perché per esempio a molti miei amici non è piaciuto, però evidentemente se la gente rimane davanti al video vuol dire che quello che tu fai può non essere il modello di televisione del tuo utente che in quel momento, ma è un modello di televisione che non disturba e comunque alimenta una tua curiosità. Gli ascolti della musica, si è sempre detto, fare musica in televisione porta alle catastrofi d'ascolto, i record di solito sono 2 milioni, 2 milioni e mezzo per gli eventi, qui la musica ha stratenuto, direi che proprio il successo di questa edizione è stato creato proprio sull'impianto musicale, quindi vuol dire che la qualità media delle canzoni ha aiutato il prodotto televisivo e ha dato anche credibilità al festival. Spesso i premi della critica sono diversi dai premi del pubblico. Marco Mangiarotti in persona chi avrebbe incoronato vincitore del festival? Ma guarda, la canzone di maggior qualità era quella di Malika Ayake. Quindi sei dalla parte dell'orchestra? Che è stata molto votata dall'orchestra, come Simone Cristicchi, che aveva un testo scritto con Frankie High Energy di denuncia, ma anche di arrabbiatura, diciamo, gentile, educata, era un grido comunque che poi finiva nell'ironia, nel sarcasmo e non nell'offesa o così in una chiave che secondo me non funziona a Sanremo, poi non funziona neanche nella vita e nei dischi di tutti i giorni. Irene Grandi si è riproposta a Sanremo con un pezzo rock scritto con il leader dei Baustel che le spiana una nuova carriera, secondo me, di un pochino anche più aggressiva, molto legata anche alla scena toscana da cui lei trae sangue e ispirazione. Insomma, c'era carne e c'era sangue quest'anno, anche fra i giovani, dove fra l'altro ha vinto un altro ex di X Factor, Tony Maiello, prodotto da Mara Maionchi, Alberto Salerno, un pezzo molto tradizionale che a me non convinceva, su cui ha messo bene le mani Fio Zanotti, e dove c'erano molti giovani che venivano da un'esperienza internazionale, cioè che avevano studiato in America e suonato in giro per il mondo. Nina Zilli è sicuramente una delle sorprese di questo festival.
Molto bene, grazie a Marco Mangiarotti, arrivederci Marco. Ciao, buona giornata a tutti. Ai prossimi appuntamenti con gli spettacoli.